l'avvocato Silvia Reale, rappresento questa mattina tutti i genitori che sono convenuti numerosamente qui ad Aquilino sul piazzale di Fuoriporta. Vogliamo oggi farci sentire, manifestare, perché abbiamo interesse a partecipare alle scelte della nostra scuola. Vogliamo veicolare questo messaggio: la scuola per noi deve essere partecipativa, inclusiva e trasparente. Sono state adottate di recente delle scelte all'interno della scuola che hanno comportato una variazione del piano dell'offerta formativa che non abbiamo condiviso e che, a prescindere da tutti i rilievi di merito, non soddisfano la maggior parte dei genitori che oggi qui sembrerebbero particolarmente numerosi. Quindi lo scopo di questa manifestazione è quella di chiedere un confronto con l'istituzione scolastica per poter partecipare a queste scelte che vanno ad influire in modo particolarmente incisivo sull'offerta formativa e di istruzione della scuola dei nostri figli. Le problematiche riguardano anche il plesso di Bagnanelli, vi è infatti una forte rappresentanza della scuola di Bagnanelli, perché si è saputo negli ultimi giorni che Bagnanelli, le medie in particolare, sarebbero state trasferite a capoluogo. È questa una scelta che ha allarmato molto i genitori, perché Bagnanelli raccoglie un bacino d'utenza molto molto ampio, da Fontechiari, Solaliri, Sora, Monte San Giovanni Campano. Ho raccolto le impressioni di parecchi genitori che hanno espresso il loro disappunto e non hanno possibilità di trasferirsi da qui. Quindi questo è il concetto. Vogliamo avere un incontro, una forma di partecipazione con la dirigente scolastica e trasmettere quelle che sono le nostre preoccupazioni e anche le nostre proposte.